soli 4 mesi dalla sua elezione a segretaria regionale della Lega, Giorgia Latini fa i conti con la prima vera criticità politica da gestire. Un rimpasto di giunta sul fronte della sanità richiesto dalla Lega e presto chiuso dal presidente Acquaroli con l'elezione a sottosegretario di Aldo Salvi, che affiancherà l'assessore Saltamartini nelle scelte della governance di centrodestra che guida le Marche. La Latini precisa che quello che è stato definito rimpasto lei ritiene sia stata piuttosto una richiesta di rafforzamento della squadra e che la Lega, come partito che ascolta i territori, si è fatta portavoce di istanze arrivate dal basso per quanto riguarda la sanità marchigiana. Come risponde a chi dice che la Lega esce ridimensionata? Ma poi ecco, quando comunque si fanno delle proposte, quando ci si mette in gioco e si fanno comunque anche delle affermazioni coraggiose, poi dopo c'è sempre magari chi cerca di sminuire. Ma quello che ha chiesto la Lega lo ha chiesto proprio per cercare di dare un rafforzamento. Ha fatto queste richieste in buona fede, con lo spirito di squadra, per far crescere e rafforzare una giunta. Poi se ci sono persone che vogliono speculare in tal senso è un loro problema. La squadra della Lega è comunque coesa, perché io sono un segretario eletto e quindi le decisioni vengono prese dal basso, vengono prese all'interno di un direttivo regionale con le segreterie regionali, e quindi ecco, tutto è stato fatto alla luce del sole e in accordo con appunto la base del partito. Dunque la Lega ne esce indebolita? La Latini respinge tale ipotesi, valutazioni che la segretaria ritiene strumentali da parte di chi cerca di gettare un'ombra sul partito e sulla squadra di governo. Se ci sono persone che vogliono speculare in tal senso è un loro problema. La squadra della Lega è comunque coesa, perché io sono un segretario eletto e quindi le decisioni vengono prese dal basso, vengono prese all'interno di un direttivo regionale con le segreterie regionali, e quindi ecco, tutto è stato fatto alla luce del sole e in accordo con appunto la base del partito.